non so come dire che io vado avanti comunque a prescindere, poi chi ci sta, chi non ci sta, non ci sta. Il parere contrario del PD non fermerà il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Chiarissime le sue intenzioni rispetto al prossimo voto regionale. Vado avanti a prescindere, mi ricandido, chi c'è, chi non c'è, non c'è, ha detto questo sabato De Luca durante l'incontro a Marcianise con gli imprenditori del distretto orafo-campano, ribadendo che si ricandiderà alla presidenza della Regione Campania per il terzo mandato, nonostante il parere contrario più volte espresso in questi mesi dalla segretaria Elly Schlein, non soltanto tanto perché la presa di posizione di De Luca arriva anche dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi dell'europarlamentare del Partito Democratico Sandro Ruotolo. Diciamo no al terzo mandato. Da quanto tempo De Luca è nelle istituzioni? C'è un problema di qualità del consenso. Se si costituisce con le fritture di pesce e le famose ambulanze, bisogna porre il problema del ricambio delle classi dirigenti. E poi ancora aggiunto, sono 9 anni che De Luca sta lì ed abbiamo 50.000 pazienti campani che vanno a curarsi altrove. Chiaro il pensiero di Ruotolo, dunque, che fa riferimento a quanto accaduto lo scorso giovedì con l'arresto, con l'accusa di corruzione e turbata libertà degli incanti di Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Pestum e presidente della provincia di Salerno, ora sospeso e vicinissimo a De Luca. Il presidente ha risposto così non soltanto a Ruotolo, ma anche ad Antonio Misiani, componente della segreteria DEM e commissario del PD in Campania. Anche Misiani ha infatti ribadito nei giorni scorsi la strada da percorrere. Rimaniamo contrari, dobbiamo aprire una nuova strada, ha detto. Vado avanti a prescindere, anche se c'è qualcuno che fa domande sulla base dell'imbecillità di qualche esponente PD, ha dichiarato invece De Luca, accendendo così lo scontro interno al Partito Democratico. Quando abbiamo cominciato a lavorare noi, ormai 2 legislature fa, continueremo a lavorare anche la prossima legislatura, ve lo dico in modo che non abbiate dubbi. Ogni tanto c'è sempre qualcuno che continua a fare domande sulla base dell'imbecillità di qualche esponente del PD. Non so come dire che io vado avanti comunque a prescindere. Poi chi ci sta, chi non ci sta, non ci sta. L'importante è che ci stiate voi. L'importante è che ci stiate voi e che siate convinti, come me, che se questo lavoro che è in corso si ferma, la Campania precipita nella palude di nuovo.